È incredibile come in Italia riusciamo a far polemica su tutto, praticamente su tutto quanto, anche andando a recuperare canzoni scritte 50 anni fa da mostri sacri intoccabili della musica come John Lennon, che penso in nessuna parte del mondo si sarebbe mai mettere in discussione, però in Italia siamo bravissimi anche a fare questo. Insomma, la polemica probabilmente la sapete, da qualche giorno a questa parte alcuni esponenti politici, tra cui Susanna Ceccardi della Lega e Giorgio Meloni dell'Italia, sostengono che Imagine, più che essere una canzone di stampo universalistico, sia una canzone di propaganda comunista o addirittura un inno mondialista, come ha detto Giorgia Meloni. Beh, non è una canzone il cui testo mi appassiona, insomma, dice no, che non ci siano le religioni, che non ci siano le nazioni, che non ci siano... Cioè, è l'inno della, no, della, dell'omologazione mondialista. Ma è vero, non è vero, al di là della fazione politica, al di là del fatto che ci sembra effettivamente una stupidaggine questa cosa qua, veramente Imagine è una canzone di stampo comunista? Sì, ma no, ma sì, ma anche no. Bisogna capire e contestualizzare meglio tutto quanto. Ovviamente John Lennon, chiusa l'avventura dei Beatles, si trovava in un momento di grande incertezza. Che cosa aveva John Lennon fino a quel punto? Ovvero fino, diciamo, al 68, quindi ancora mentre stava nei Beatles, era fortemente preso, diciamo, dalla sua vita personale. Lui aveva avuto enormi problemi con la madre, aveva avuto questo matrimonio con Cynthia che non era proprio quello che cercava. Si sa che Lennon è stato anche violento nei confronti della sua ex moglie. Era un Lennon in un certo senso perso, pieno di soldi, ma senza una vera e propria direzione. Non a caso molte canzoni dei Beatles, una fra tutte Help, ci fa capire quanto Lennon avesse questo problema personale verso se stesso, verso la sua vita, verso quello che lui voleva realmente realizzare. Nel 68, in un certo senso, tutto quanto si appiana nel momento in cui la sua relazione con Yoko Ono, diciamo, esce allo scoperto e lui formalmente crea questo nuovo connubio con un altro essere umano, una sorta di simbiosi fra John, Yoko Ono, Lennon e Yoko Ono, praticamente, come un unico conglomerato di persone, che questo ovviamente nella volgata tradizionale ci fa riflettere e ragionare sull'effetto che Yoko Ono ha avuto sui Beatles, ovvero il fatto che probabilmente Yoko Ono sia stata la causa dello scioglimento, la sua presenza costante all'interno della scena, all'interno delle azioni del gruppo, sia stato il motivo per cui poi la band si è sciolta. Probabilmente non è questo il vero motivo, ma è l'influenza che Yoko Ono ha avuto su John Lennon. Yoko Ono ha sempre cercato questa figura materna nella sua vita. Sappiamo che Giulia, la madre, non c'è stata per lungo tempo, è morta poi prematuramente, quindi è stata comunque una presenza sempre ricercata da Lennon. Non a caso, proprio nel 68, quando esce il White Album, la canzone Giulia, dedicata alla madre, nel ritornello dice Ocean Child, che poi è... di fatto la traduzione del nome Yoko Ono. Quindi c'è questa sovrapposizione fra l'immagine materna in John Lennon, tra Giulia e Yoko Ono, questa figura che poi si impone, diciamo, sulla sua persona e gli fa capire che tutto quello che ha fatto fino a quel momento è sbagliato, cioè non esiste, non è giusto in un certo senso. È una figura incredibilmente importante e che sposta di conseguenza i contenuti di John Lennon in un'altra direzione. Non a caso nel 68, che comunque è un anno difficile a prescindere, un anno di turbamenti sociali, un anno di ribaltamenti della società e dell'immagine della società nei confronti dei giovani e dei grandi. Voglio dire, 5 anni prima c'era Bob Dylan che diceva The Times They Are Changing. Ecco, nel 68 i tempi effettivamente sembrano cambiati. E in un certo senso anche Lennon decide di prendere la sua parte, no? Revolution, la canzone dei Beatles, fatta in due maniere, in due versioni, è un po' questo, è un po' la sua risposta a una situazione sociale che voleva spingerti a prendere parte o di qua o di là. E Lennon con quella canzone lui rigetta, diciamo, le istanze violente della possibile rivoluzione sociale in corso, quella di fine anni 60, quella del 68, diciamo così. Ma è l'influenza di Yoko Ono a spingere tutti i contenuti e lo stesso Lennon verso questa direzione sociale. I Beatles comunque venivano dalla classe operaia, diciamo, di Liverpool, quindi da un mondo comunque non ricco, non prettamente benestante o borghese. Quando arrivano al successo, quindi la Beatlemania esplode, ma loro diventano di fatto la band più importante della storia dell'umanità,
cercano e vogliono anche dar qualcosa indietro alla gente. George Harrison dirà come intere file di persone si trovavano per chiedere soldi ai Beatles, cosa che ovviamente non sarebbe stata possibile né pratica da fare, neanche forse giusta da fare. Però non di meno, ognuno dei Beatles sente a modo suo, ovviamente, chi più chi meno, questa chiamata alle armi. E ovviamente Lennon, essendo il più, diciamo, spiritualmente combattuto, non aveva la spiritualità di George Harrison aiutarlo, neanche, diciamo, la leggerezza disimpegnata di McCartney, tanto più di Ringo Starr, ma avendo questo, sentendo questo suo ruolo, diciamo, di profeta generazionale, diciamo così, aveva la necessità di parlare. Non a caso, proprio anche durante la fine dei Beatles, il suo attivismo si esplica proprio in compagnia di Yoko Ono, nei famosi Bad In, nel Give Peace a Chance, in The Ballad of John and Yoko, che racconta proprio questo periodo, nel War is Over If You Want It. Ovvero cercare di usare la propria figura, sociale per comunicare dei messaggi di pace, amore e fratellanza. Just get people indoctrinated to think peace, you know. It's the only way. You've got to get through to housewives and children. They're going to be the next generation. You've got to get through to them and convince them that peace is the way. Nel frattempo, infatti, John Lennon si era trasferito a New York, a fine, diciamo, delle avventure dei Beatles, quindi spostando la propria, radicale concentrazione dal mondo antico, piccolo, forse che anche lo teneva stretto, di Londra a quello newyorkese, forse per una questione di tasse, ma non importa, non è questo l'obiettivo. Il fatto è che si sposta il suo asse in un altro mondo dove il suo unico centro rimane quello di Yoko Ono. Quando, finita l'avventura dei Beatles, è abiurata completamente tutta la musica fatta con loro, inizia la sua nuova avventura, quindi il primo disco di Plastic Ono Band, è qualcosa di radicalmente diverso. Lui cerca di risolvere quelle tensioni interne, non a caso tutto il disco ruota intorno alla figura dell'assenza della madre, sia da Mother fino all'ultima canzone, insomma, My Mom is Dead, ci fa capire come questa figura sia venuta a mancare. La filosofia di Arthur Janov, a cui si sono appoggiati sia Lennon che Yoko Ono, era quella dell'urlo primordiale, ovvero il primal scream, il tirar fuori quest'urlo, che ricordava quello dei bambini appena nati, quindi ritornare a una condizione, diciamo, primigenia, quindi di un'infanzia ancora da costruire, dove tutto quanto ti arriva, ti frulla e ti influenza il resto della vita, tirarlo fuori con quest'urlo. Non a caso la canzone forse più rilevante, il crescendo del disco, è quello di God, che già ci fa vedere la concezione della religione per Dio, ovvero in God John Lennon lo dice, Dio è un concetto attraverso il cui o il quale misuriamo il nostro dolore. Quindi è una visione molto lontana da quella della religione, per esempio, di George Harrison, che è una visione invece molto più spirituale, molto più mistica. Si sente questa sorta di cinismo, di nichilismo positivo, però, ovvero quel cinismo che ti permette di aprirti a tutto il resto. Quindi, con la fine degli anni 60 e l'inizio degli anni 70, abbiamo più il John Lennon. Abbiamo il John Lennon che ha formato questa sorta di unione spirituale a modo suo con Yoko Ono, diventando una sorta di essere superiore, diciamo una sorta di Übermensch, chiamiamolo così, completo e perfettamente appagato della propria essenza. Abbiamo un John Lennon che rivendica il proprio ruolo sociale e attivo, artistico, quindi risponde in un certo senso alla chiamata alle armi e non senza contraddizioni, di questa generazione che invece vuole risposte, vuole essere attiva, vuole reagire al Vietnam, vuole farsi sentire, vuole avere qualcosa da dire, anche se lui è inglese, non americano, ovviamente. Questo momento viene cavalcato da Lennon con la sua esplorazione sia delle dinamiche interne personali, cioè del suo passato, sia con la risoluzione anche del grande trauma, fra virgolette, dei Beatles. La stessa God ci dice come cosa in lui non crede più, e quindi lui non crede più tanto alla religione, tanto al potere, quanto anche ai Beatles o alla musica popolare. Parla di Elvis, parla di Bob Dylan, ma soprattutto il I Don't Believe in Beatles, che ci fa capire come Lennon avesse chiuso una pagina molto importante del suo passato e fosse pronto a aprirne un'altra. È difficile prendere John Lennon senza contraddizioni. Ovvero, John Lennon è sicuramente qualcuno che cercava un'identità personale
isolata, cercava di distinguersi dalla massa, cercava di essere socialmente distanziato ante litteram, ovvero un tentativo di essere da solo con Yoko Ono, cercare di vivere la propria intimità, ma al contempo voleva quel ruolo sociale che la società cercava di tributargli, quindi da tutte le canzoni che lui ha scritto, non ultima Working Class Hero, che proprio sostiene: se tu vuoi essere un eroe devi soltanto seguirmi. Ora, la canzone può essere letta in tanti modi, ma sicuramente lo stesso Lennon, combattuto nella sua posizione di dover essere sociale, socialista, oppure lontano e distaccato da tutti quanti, dai problemi, per evitare di essere strumentalizzato. Ed ecco che arriviamo a Imagine. Imagine non è una canzone uscita dal nulla, ma è un processo lungo all'interno della scrittura di canzoni di John Lennon, che appunto forse risale addirittura da quel Revolution del 68, fino ad arrivare appunto a questa canzone che, uscita come singolo e poi appunto title track del secondo album di John Lennon, racconta invece le aspettative di John Lennon riguardo quello che doveva essere la società nella sua ottica, ovviamente, nel suo modo di vedere quella stessa società e quello stesso mondo. La canzone non a caso è influenzata dalle poesie di Yoko Ono. Lennon, verso la fine della sua vita, terminata prematuramente ovviamente nell'80, ha rivendicato l'importanza e l'influenza di Yoko Ono sulla stesura del testo, perché basata su alcune poesie scritte da Yoko Ono che lui avrebbe, diciamo, reinterpretato e ridisegnato all'interno dell'ottica melodica del brano. Quindi rivendica quella posizione di Yoko Ono anche in questa canzone, che comunque non nega le idee del momento di John Lennon, ovvero John Lennon, anche la CIA sospettava che fosse vicino a certi gruppi comunisti americani, ma non soltanto, probabilmente era vicino a certi ambienti, ma non si è mai professato comunista, e il suo socialismo, quello che lui professava, il suo socialismo, era ovviamente più di natura utopica. Non a caso, proprio nel 73, ben 2 anni dopo Imagine, diciamo, lui crea questa utopia, chiamiamola così, ovvero questa nuova utopia, questa terra che non esiste, insieme a Yoko Ono, come se fosse uno stato ideale dove proprio questa spinta verso un mondo senza confini, verso un mondo che si potesse aprire, dove non ci fosse un'unica religione, dove io non sparo a te e tu non spari a me per ucciderci e vedere chi ha il Dio più grande. Ecco, questo mondo veniva letteralmente, diciamo, creato a tavolino con Yoko Ono. Non a caso anche Mind Games termina con questa sorta di inno a questa terra che non esiste, che non a caso è una traccia senza musica. Quindi forse l'unica risposta veramente sociale che si può avere a le speranze e le velleità di una generazione che cercava di poter dire qualche cosa in una maniera diversa, poteva cercare di immaginare un mondo diverso, bene, tutto questo entra ovviamente in Imagine. Imagine, che, fermo restando, non è la miglior canzone di John Lennon e neanche dei Beatles, ma figuratevi se poteva essere, tantomeno in quella solista. Bene, Imagine però rappresenta questo John Lennon, il primo John Lennon al suo massimo, ovvero quello che comunque è legato a questa figura così importante, così dirompente di Yoko Ono, l'ha influenzato al punto da cambiare la propria ottica, cercando di aprirsi in un mondo che comunque era pieno di contraddizioni e probabilmente pieno anche di problemi sociali, di tensioni sociali, soprattutto nel momento in cui lui si va a trasferire in America. Sappiamo poi i problemi che ha avuto anche appunto legali con la CIA, che ha cercato di cacciarlo dagli Stati Uniti a più non posso. Bene, Imagine, con le sue immagini di un mondo senza religione, senza confini, soltanto un cielo sopra di noi, ci permette di immaginare qualcosa dove non c'è bisogno di combattere, di lottare, quella war is over if you want it, che diceva prima, un mondo dove la rivoluzione non per forza va a scadere nella lotta armata e negli spari fra le persone per dimostrare chi ha più ragione, come diceva in Revolution. Insomma, ci fa vedere un Lennon chiaramente intento a immaginare un mondo dove si possa ricercare quell'amore, anche un po' stucchevole, diciamo la verità, che lui aveva trovato, quella stabilità emotiva che aveva trovato con Yoko Ono. Non a caso il Lennon più attivo dal punto di vista sociale termina proprio con la fine della relazione di Yoko Ono, con il famoso Lost Weekend, quando nel 73 interromperà la relazione con Yoko Ono e la riprenderà soltanto nel 75, quindi un periodo, diciamo, di 18 mesi, dove lui si concede alcol e droga in quantità,
da quel momento in poi interromperà anche probabilmente per sempre la propria voglia di essere al centro dell'attenzione, la propria voglia di essere davanti ai riflettori. Si ritirerà di fatto per 5 anni fino all'80, quando tornato sulla scena poco dopo verrà purtroppo ucciso. Ma non di meno, insomma, questo periodo qua, quello fra la fine dei Beatles e il Lost Weekend, è un periodo in cui John Lennon cerca essenzialmente di trovare la propria identità, ovvero ha risolto i problemi che nei Beatles invece si stava trascinando, quelli dell'assenza di una figura materna, quelli del successo, del capire di dover fare per forza un singolo di 3 mesi, altrimenti la macchina sarebbe fermata, quell'ansia da prestazione incredibile che non conosceva requie, trovandolo proprio nel punto di riferimento di Yoko Ono e quindi aprendo, cioè avendo risolto i propri turbamenti interni, aprendo, diciamo, a un'ottica, diciamo, utopica e anche abbastanza irrealizzabile la sua musica. Però concentrandosi in queste canzoni che hanno un fine chiaramente universalistico. La domanda vera sarebbe perché questi concetti vengono associati al comunismo o alla sinistra in senso lato? Queste sono domande che dovremmo domandarci. Non sono tanto le canzoni a essere comuniste, ma sono questi concetti a essere di sinistra, a immaginare un mondo più diverso, più grande. Fermo restando che Lennon, come tutti noi, ovviamente è ipocrita, perché parlare di un mondo senza proprietà, senza confini, senza religione, senza nulla, senza possedimenti da parte di un multimilionario è sicuramente, diciamo, strano. È facile, diciamo, fare il comunista, cosa che abbiamo detto non essere, ma è facile fare il comunista con i soldi. Sicuramente Lennon sentiva questo scoglio davanti a sé. Ed era il suo modo probabilmente per immaginare una nuova vita diversa, dove appunto la cosa importante non era tanto la sua villa, il suo denaro, e la sua posizione serviva giusto a divulgare questa idea di pace e fratellanza, più che invece essere la star che ti impone qualche cosa. Lennon in questa parte è molto combattuto. È uno struggle che lui affronta e che comunque ci ha regalato alcune delle più grandi canzoni di tutti i tempi. Se immaginiamo come Imagine sia ancora oggi una canzone fondamentalmente suonata ovunque e che ci arriva con il suo messaggio di apertura del mondo, abbattimento dei confini e con un mondo dove non è per forza il capitalismo, è vero, a dettare la felicità delle persone. Cosa ci rimane quindi di queste polemiche? Niente, il fatto anzi che abbiamo potuto riflettere ulteriormente su quanto il mondo sia cambiato, ma non così tanto negli ultimi 50 anni, ovvero una canzone come Imagine di John Lennon ancora oggi può essere applicata a tantissimi contesti sociali e civili, quindi forse quella utopia che immaginava Lennon e che si auspicava, questa sorta di stato immaginario insieme a Yoko Ono, non è arrivata e probabilmente non arriverà mai. No, il termine stesso, insomma, ce lo lascia presagire. Non di meno ci rimane la musica a ricordarci che si può immaginare un mondo, una società, un'idea di vita diversa da quella della quotidiana fatica e dell'orrore quotidiano che ci circonda e che se vogliamo qualsiasi guerra può finire, che si può fare una rivoluzione senza prendere armi in mano e che possiamo veramente immaginare un mondo migliore e un mondo dove non per forza siamo definiti da quello che possediamo o da quello che ci circonda. Io sono Riccardo De Stefano, questo era un video un po' più informale per cercare di capitalizzare sul contenuto a proposito di capitalismo. Se il video vi è piaciuto però iscrivetevi al canale, spargete la voce ad amici, parenti e colleghi di lavoro e nonostante tutto vi voglio bene anche se è una cosa un po' più veloce. Alla prossima!